Beh, Andrea, allora è abbastanza chiaro che abbiamo questi tre oggetti, no? Quello che è ancora poco chiaro, però forse potremmo avere delle idee su come integrare almeno l'anticorruzione e l'antifrode, no? Cioè metterle insieme, perché poi sembrano due universi paralleli, per questo abbiamo chiamato questi nostri racconti anticorruzione divisa. Come? Allora, l'anticorruzione è facilmente integrabile con l'antifrode, almeno in teoria, anche se la stessa circolare ci dice che il sistema antifrode deve avere dei processi di gestione che tengono in considerazione anche il piano triennale di prevenzione della corruzione. Probabilmente poi la ragioneria dello Stato non è sintonizzata con il Dipartimento della Funzione Pubblica e non sanno che i piani triennali verranno abrogati, ma questa è tutta un'altra storia, no? Però è possibile e probabilmente un pochettino l'anticorruzione ci guadagna e anche l'antifrode, cioè bisogna governare il sistema, quindi bisogna identificare un gruppo di referenti che si occupano delle frodi. Ora è abbastanza chiaro che l'anticorruzione ha un proprio sistema di responsabilità, esiste un responsabile anticorruzione, ma visto che almeno in parte la corruzione è una sottospecie della frode, allora io il mio responsabile della prevenzione lo inserisco nel board del gruppo di lavoro. Così come se io dovessi, se io devo fare un simposio scientifico di biologia sui primati, inviterò anche gli antropologi, cioè capisci? Cioè, nel senso che l'uomo, se è una scimmia, allora io faccio parlare gli studiosi dell'uomo con gli studiosi degli scimpanzé e fin qui ci siamo. Poi procedure di gestione. E beh, anche forse la parte più forte, più strutturata, più chiara dei sistemi anticorruzione è tutto il processo di identificazione, analisi dei rischi. Poi non sappiamo a cosa serve, perché abbiamo visto che tutto va a finire un po' a tralucci e vino, no? Però intanto il responsabile della prevenzione ha analizzato tutti i processi, ha identificato tutti i rischi interni, anche in relazione ai processi di impegno di spesa. Quindi al nostro responsabile antifrode, al nostro gruppo di lavoro, serve molto l'analisi fatta per la famosa Sì, mappatura perché dei processi. l'antifrode potrebbe fare il rischio esterno, cioè il rischio derivante dal destinatario, e potrebbe tirare dentro tutta l'analisi del rischio interno fatta Ma dall'anticorruzione. intanto, banalmente, se io sono un ministero o se io sono una regione, perché poi capisci, questa logica la può adottare qualunque pubblica amministrazione, no? Io prima di tutto devo identificare quali sono i processi che prevedono che escono i soldi. Considera che nella pubblica amministrazione i soldi soprattutto escono. Non è un supermercato in cui escono e entrano, cioè le pubbliche amministrazioni, ne danno di contributi, le regioni tantissime, per esempio. Allora, quindi il tema è, io già se devo fare un'analisi di processo, magari posso partire dalla mappatura dei processi, che tanto l'organizzazione l'hai rifatta 20 volte, quindi un'analisi buona la troverai, ma non devo partire da zero. Stessa cosa è che per quel particolare rischio, quando io vado a fare tutti i controlli verso l'esterno per vedere le frodi, le misure del piano mi servono per tenere sotto controllo il rischio di un'alleanza interna e quindi fin qui va tutto, tutto bene. Poi ci sono gli strumenti per l'emersione dei fenomeni, i controlli. Qui la logica qual è, Quello si Massimo? può Che integrare, no? io faccio prevenzione, ma visto che non è detto che la prevenzione mi annulli la probabilità che poi la frode avviene, io ho dei sistemi di controllo di secondo e terzo livello. Come dire, sono un'azienda che fa prevenzione incendi. Quindi, per esempio, vieto a tutti i miei dipendenti di fumare, devo massimo fumare, no? Però se a un certo punto il Ferrarini accende una sigaretta in ufficio e c'è l'incendio, io ho un sistema di controllo che mi rileva il fumo e scende l'acqua dal soffitto. Allora, sicuramente i sistemi, come dire, l'antifrode lavora molto su questi controlli, però quindi, rispetto al rischio esterno. Quindi anche obblighi di rendicontazione, magari anche controlli su come vengono usate le risorse. Però l'anticorruzione per il rischio interno ha già degli strumenti molto forti. Pensiamo al whistleblowing. Il whistleblowing, noi abbiamo sempre detto che non è il
il perno attorno a cui costruire una strategia di prevenzione. Perché? Perché il segnalante, il whistleblower, cosa fa? È quello che ti dice che il tuo sistema ha fallito perché ci sono delle dinamiche corruttive all'interno del suo ente. Quindi anche nell'anticorruzione noi abbiamo dei controlli interni sui processi e dei canali di segnalazione riservati che ci aiutano, per esempio, a identificare queste alleanze di frode. E in qualche modo, se noi, come dire, sovrapponiamo i due sistemi, ecco che anche l'outcome, il risultato, il senso, almeno di un pezzo di anticorruzione, ci è chiaro. Come facciamo a misurare il rafforzamento del contesto interno rispetto alla corruzione svantaggiosa? Beh, la mia organizzazione è stata in grado di identificare un maggior numero di casi di frodi che prevedevano il coinvolgimento di soggetti interni. E quindi questo è uno dei tre obiettivi del PNA 2013. Qui abbiamo aumentare la capacità della mia organizzazione di identificare casi di corruzione. Quindi Andrea, qui il rapporto tra antifrode e anticorruzione non è di sovrapposizione, ma di completamento. No? È di completamento. Però a me mi viene comunque, mi hai convinto con questa lettura e sono anche d'accordo. Quindi non creiamo castelli separati, ma cerchiamo di completare quello che già abbiamo. Però io ho sempre avuto l'impressione che l'anticorruzione è molto più di qualcosa che completa l'antifrode, anche se poi osservo da quasi 2 o 3 anni che c'è questa deriva verso l'appiattimento dell'anticorruzione sull'antifrode. Se ne parla ormai, soprattutto chi si occupa di antifrode sta occupando l'anticorruzione, diciamocelo così. Invece secondo me l'anticorruzione è molto di più, perché non si occupa solo dei fenomeni svantaggiosi evidenti a tutti, ma si dovrebbe occupare dei fenomeni di convergenza di interessi che come dicevamo prima, sono meno visibili e che creano forse maggiori danni, perché fanno riferimento non tanto alla spendita finale della risorsa, ma quanto proprio alla distorsione dei processi decisionali a monte che allocano poi le risorse. No, perciò io insisto molto sull'anticorruzione, che si debba occupare di tutta quella parte che riguarda le relazioni tra i gruppi di interessi e decisori pubblici, perché secondo me è lì che abbiamo, diciamo, il problema ancora maggiore. Però sono, vedi, quella roba lì dove va a finire, Andrea? Se me la togli dalla, cioè, se allora la ragioniamo solo questo, in questi termini, cioè, l'importante è farsi questa domanda, Massimo: quella roba lì, cioè il resto, dove va a finire?